povero ingegnere chimico, si diceva, o amo dire, che professionalmente parlando è cresciuto all'Università di Cagliari, è cresciuto in una università americana che si chiama Notre Dame, in Indiana, ed è cresciuto anche attraverso un'esperienza che è durata 17 anni con il CRS4. Sono state occasioni di crescita importanti che hanno probabilmente poi consentito che ne diventassi l'amministratore, probabilmente. In estrema sintesi mi sento di dire questo. L'esperienza americana è stata sicuramente quella più rilevante fra tutte, e il motivo per cui è stata rilevante è perché, insomma, gli Stati Uniti ti insegnano a metterti un obiettivo quotidiano e di lunga portata, portata anche temporale, e ti spingono a perseguirlo con grande attenzione e grande desiderio di raggiungerlo. Questo credo sia l'essenza un po' di tutta l'attività che, insomma, finora abbiamo svolto. CRS4 è una realtà al momento interamente partecipata alla Regione Sardegna attraverso la sua consociata Sardegna Ricerche. È una realtà che, come dire, ha circa 120 dipendenti, tra 120 e 130 dipendenti. È una realtà che marcia con una budget, una dotazione annuale dell'ordine dei 12 milioni al momento. È importante sottolineare che di questi 12, circa il 55% arriva dalla Regione Sardegna come scelta di contribuire al mantenimento di questo importante centro di ricerca e sviluppo in Sardegna, appunto. Il resto, per chiudere a 12 milioni, invece è un'attività che viene, è il frutto di un'attività che viene tipicamente gestita attraverso, diciamo così, il fatto che il CRS4 concorre a dei bandi competitivi regionali, nazionali e internazionali. È una realtà abbastanza complessa, nonostante le dimensioni non particolarmente elevate, che si diciamo così, concretizza in sette settori. Un settore è quello amministrativo, e poi ci sono viceversa diversi altri settori, appunto altri sei, che adesso, senza citarli uno per uno, diciamo così, grosso modo, trasversalmente si occupano di diverse tematiche, di varie tematiche molto moderne, molto attuali, che vanno dall'intelligenza artificiale al machine learning, al quantum computing, che vanno a seguire, per esempio, una tematica estremamente rilevante dell'high performance computing, che affrontano tematiche connesse con la salute digitale. C'è un mondo dietro la salute digitale dove diversi settori del CRS4 insistono. C'è un mondo che il CRS4 porta avanti, che è connesso strettamente con, diciamo così, la capacità di gestire un centro di calcolo di grande rilevanza, che recentissimamente ha raddoppiato la sua potenza di calcolo ed è estremamente performante. Non dobbiamo dimenticare l'attenzione che il CRS4 ha rivolto ai temi delle smart cities, tema attualissimo che appunto recentemente ha visto anche il deposito di un marchio su una particolare piattaforma di comando e controllo di grande interesse per diverse amministrazioni cittadine. Un mondo molto complesso, in forte espansione, che in questo momento, per non commettere errori commessi nel passato, sta guardando a una significativa attenzione alla protezione del suo know-how, attraverso il deposito di marchi, attraverso il deposito di brevetti, anche internazionali. È una realtà che in questo momento guarda a scenari internazionali,
È ragionevole ipotizzare, ma finché non ci saremo, ovviamente non potremo dire di averlo fatto, però è certamente tra le corde di una attività che andremo a svolgere per 6 mesi di presenza a Dubai, al prossimo Expo. Quindi, dove io mi auguro che potremo farci conoscere a livello internazionale. CR64 oggi credo sia molto ben conosciuto a livello regionale, abbastanza conosciuto a livello nazionale, anche se a mio modo di vedere c'è margine di crescita per rapportarsi con la realtà italiana, e credo di poter dire poco conosciuto a livello internazionale. Ecco, lì c'è da lavorare per far sì che nel breve periodo ci possa essere un forte accoglimento anche in quella direzione. Credo che da questo punto di vista possa venirci incontro una recente scelta che è stata fatta, che è quella di mettere in campo un advisory board, quindi un gruppo di consultazione di altissimo profilo tecnico e scientifico, che possa darci proprio un contributo all'internazionalizzazione del CR64. È un target che ritengo sia molto 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 importante. Il settore aerospaziale è un settore neonato. Abbiamo ritenuto di dover far nascere, qualche mese dopo il mio avvento in qualità di amministratore unico del CR64, un po' perché la mia presenza al distretto aerospaziale in qualità di legale rappresentante può aiutare la declinazione di questa tematica, da un lato; dall'altro perché il comparto aerospaziale è sicuramente un comparto che tirerà sotto il profilo economico per i prossimi 20-30 anni. Quindi io credo che possa essere estremamente importante che CR64 metta in campo una competenza in questo settore. Senza entrare in dettagli progettuali, perché può non essere utile, mi piace dire che il CR64 ha la possibilità di dare un significativo contributo a diverse tematiche del settore. Una tematica importante è strettamente connessa con l'individuazione del patrimonio nuragico in Sardegna. È un'attività che è tecnologica, ma strettamente legata al mondo culturale, alla cultura di questa terra, all'unicità culturale di questa terra, e quindi è una tematica che credo possa svilupparsi a favore della nostra terra di Sardegna. Un'altra tematica che io credo potrà dare dei risvolti importanti è quella legata alla capacità, attraverso le risorse di calcolo che il CR64 può mettere a disposizione, la capacità, di contribuire a quei grandi progetti europei che fanno capo al monitoraggio di detriti spaziali e al monitoraggio delle rotte dei satelliti. Ci vuole potenza di calcolo, ci vuole infrastruttura computazionale, e CR64 è dotata di queste caratteristiche. E naturalmente, giusto per chiudere questa disamina di potenziali attività che possano vedere appunto il CR64 coinvolto nel settore, non dobbiamo trascurare che oggi uno tra i vari target del mondo spaziale, uno tra i più rilevanti, è quello del ritorno sulla Luna, del raggiungimento del pianeta Marte. Il CR64, mi piace ricordarlo, all'epoca io facevo appunto il consulente e coordinavo un progetto che si chiamava COSMIC, un progetto che aveva l'obiettivo di sviluppare tecnologie per l'esplorazione dello spazio profondo. E ebbene, proprio a partire da quel tipo di esperienza, anche brevettuale, a cui CR64 aveva partecipato, brevetti che per inciso adesso fanno invece parte del patrimonio del distretto aerospaziale della Sardegna, credo che appunto
questo settore, ma anche altri, possano dare un contributo proprio allo sviluppo di processi chimico-fisici e biologici che domani possano aver luogo, per esempio, sul pianeta rosso. E questo credo che possa essere un target di estrema rilevanza per tutto il CRS4, per la Sardegna e più in generale per il paese. Contaminarsi è cruciale, fare rete è cruciale, ma è importantissimo fare rete in Sardegna, iniziare a fare rete in Sardegna, sempre più rete in Sardegna, non che non si faccia rete in Sardegna naturalmente, ma è cruciale farlo. I vari soggetti che in Sardegna si occupano a vario titolo di scienza e tecnologia, ovviamente si muovono su scenari diversi e a diversi livelli. C'è chi svolge maggiormente attività di ricerca di base, e questo è più tipico delle università, c'è chi, come il CRS4, guarda a scenari anche legati allo sviluppo, quindi recepisce o a volte sviluppa attività legate al mondo della ricerca di base, ma poi guarda diciamo a scenari anche di mercato. Così come è assolutamente importante che la rete venga creata col comparto industriale, col comparto aziendale delle aziende, perché poi c'è un ulteriore stadio da coprire prima di arrivare al mercato. E questo è un passaggio che il CRS4 non necessariamente ha la forza, anche finanziaria, per farlo. Quello è un passaggio che invece le aziende dovrebbero, a mio modo di vedere, porre in essere. E però vedete che tutto si tiene, no? Questo scenario che ho idealmente rappresentato di ricerca di base, di sviluppo e di approccio al mercato è quello che in genere si è dimostrato vincente in tante circostanze in giro per il mondo, e io credo che lo abbiamo replicato in Sardegna, dovremmo continuare a replicarlo in modo sempre più enfatico. CRS4 sull'innovazione è certamente un punto fermo, un pilastro, naturalmente, e lo è stato nel passato. Abbiamo ricordato in altre circostanze, insomma, il primo sito internet, il primo quotidiano online, una piattaforma di sequenziamento genomico tra le più importanti in Italia e non solo. Il CRS4 è quasi è sinonimo di innovazione, sicuramente. L'intendimento, lo dicevo prima, è quello di perseguire questa strada attraverso la tutela del know-how, la tutela del patrimonio di conoscenze. Questo è un percorso che credo sia molto importante, forse non troppo curato nel passato. Io credo sia importante invece curarlo e prestare estrema attenzione, perché è solo attraverso la commercializzazione del know-how che l'innovazione diventa una applicazione reale, altrimenti, come dire, è un'innovazione un po' sterile. Questo passa attraverso questo percorso, che non necessariamente deve portare alla brevettazione o al deposito di marchi, ma deve portare alla tutela del patrimonio di conoscenze, che deve, per poter essere, come dire, estrinsecato, avere un ritorno finanziario a favore e a vantaggio di chi ha potuto, come dire, sviluppare anche con risorse pubbliche questo tipo di know-how. Ma innovazione, la definizione, ne girano tante di innovazione, di definizione di innovazione. Io cerco di dare la mia, insomma. Una premessa è d'obbligo, ok? L'innovazione è quasi impossibile senza una ricerca, un'attività di ricerca. E qui a volte sul concetto della ricerca o di che cosa significa ricerca, non tutti abbiamo lo stesso tipo di linguaggio, non tutti lo utilizziamo. A me piace usarne uno che utilizzò una senatrice che venne
in Sardegna, credo, a inaugurare un anno accademico all'università, che usò questo tipo di paragone. Dice: fare ricerca significa stare in mezzo al deserto. Stare in mezzo al deserto non sai dove andare, perché non c'è mai andato nessuno in quella direzione. Sei tu il primo che va in quella direzione. Si riesce a fare innovazione vincente se dietro c'è una ricerca intesa in quel contesto, in quello scenario. Una volta che, non dico si sia attraversato il deserto, perché non è questo il concetto è: si è camminato in mezzo al deserto e si è raggiunto un'oasi, eventualmente si è scoperto qualcosa, si è riusciti a far qualcosa che nessun altro prima era riuscito a fare. Allora su quello si può costruire qualcosa di nuovo, di innovativo, ma che parte su basi scientifiche assolutamente, come dire, strutturate, assolutamente solide. Per me innovazione è proprio il partire da qualcosa che non esiste, si è sviluppato, si è riusciti a svilupparlo, si è riusciti a coglierlo e lo si è sviluppato. Naturalmente i sacri testi dicono: se non arriva al mercato resta qualcosa di, come dire, meno tangibile. È comunque un percorso innovativo. Non tutto quello che si scopre arriva al mercato, è però lo scenario che mi sembra di poter delineare è quello. Ci deve essere una base, evidentemente, una base di strutture che svolgono attività di ricerca di base, ok? Abbiamo detto che l'innovazione è quasi impossibile farla senza ricerca di base, a monte. E questa è una condizio, a mio modo di vedere, sine qua non. C'è poi uno scenario, invece, che è a valle della ricerca di base, che può e deve essere invece preso in considerazione, che riguarda tutti quegli aspetti, diciamo, di sinergia con il comparto finanziario. Non è facile arrivare sul mercato. Per far questo occorrono risorse. No, non si fa nulla a costo zero, evidentemente. Io credo che possa essere molto utile immaginare degli scenari di aiuto, perché di aiuto si tratta, naturalmente, che però assumano un livello di snellezza significativamente superiore. Il concetto di, come dire, bando, risposta al bando, e raggiungimento del target non sempre è la strada maestra, perché i tempi possono anche essere molto lunghi e invece l'innovazione ha bisogno di rapidità. Un suggerimento che credo si possa dare sia quello di identificare dei percorsi dove, invece che alla società intesa come azienda, al singolo, all'innovatore, vengano, come dire, scaricate le responsabilità dell'innovazione con dei percorsi un po' più snelli, ok, che consentano di coprire questo gap temporale. So che, come dire, esistono tutta una serie di paletti legislativi che possono rendere complesso questo tipo di percorso, però io credo che il passaggio cruciale sia il cosiddetto time to market, no? In quanto tempo quell'idea innovativa basata su una ricerca a sua volta diciamo disruptive, dirompente, nuova, possa arrivare sul mercato. Quel gap io credo che si possa colmare diciamo attribuendo delle responsabilità specifiche all'individuo piuttosto che a una realtà societaria. È un tentativo che si può fare per cercare di capire se possa essere
una buona soluzione. Però quello è un percorso che, insomma, suggerisco, perlomeno in termini di riduzione del tempo necessario. Io credo che, insomma, non sia un problema solo sardo, naturalmente, sia un problema abbastanza di carattere generale. Sebbene siano nati tutta una serie di, soggetti, venture capital e similari, che negli ultimi 10 anni hanno iniziato a guardare questo tipo di scenari, continuo a pensare che i tempi a cui facevo riferimento prima siano sempre un po' lunghi e il percorso sia sempre un po' farraginoso. E ancora in Italia, a mio modo di vedere, quindi non parlo della Sardegna specificatamente, le idee non vengono ancora finanziate, non siamo ancora arrivati al finanziamento dell'idea. Quando uno va a cercare risorse finanziarie, la prima cosa che viene chiesta, al di là dell'illustrazione dell'idea, è un piano d'impresa, più o meno definito, più o meno, delineato. Ma a volte, per capire se una strada è percorribile in chiave innovativa e quindi in chiave di mercato, a qualcuno può venire un'idea basata su attività, ripeto, scientifiche già messe in campo. Ancora non c'è il meccanismo per il finanziamento dell'idea in quanto idea. A volte non è necessario mettere delle risorse imponenti per cercare di sviluppare un'idea, ma ci deve essere questa possibilità. In questo momento io non l'ho ancora ben vista. Questo credo che sia un altro elemento che possa consentire di incrementare, di ridurre più che incrementare, evidentemente, il time to market di un'eventuale idea innovativa. A 15 anni passano in fretta, insomma, quindi non credo che ci saranno scenari particolarmente diversi da quelli che vediamo. A costo di essere ripetitivo, questa è una domanda che viene ovviamente fatta perché c'è bisogno di guardare al domani, naturalmente, e c'è bisogno di dare dei messaggi. Io credo questo: la Sardegna ha tutta una serie di carte nel mazzo per giocare dei ruoli di primo piano ed essere tra i punti di riferimento nazionali e internazionali su diverse tematiche. Io credo che, il turismo sia certamente un elemento cruciale e vedo la Sardegna sempre più proiettata, visto che la domanda è rivolta al futuro, in questo scenario. Credo che sia estremamente importante trovare delle logiche di destagionalizzazione che consentano appunto ai turisti, Covid permettendo naturalmente, ma purtroppo questo è il periodo, di arrivare in Sardegna, quindi sicuramente turismo. Io confido che l'aerospazio possa far della Sardegna, come già in parte ha fatto, un punto di riferimento su alcune tematiche. Mi piace ricordare che attraverso il distretto aerospaziale che ha svolto un ruolo di attrattore di realtà imprenditoriali molto importanti, la Sardegna oggi sia sotto il profilo del testing di motori per la messa in orbita di satelliti diventato un punto di riferimento internazionale. Quando è nato il distretto nel 2013 non si parlava evidentemente di questo tipo di attività, così come credo la Sardegna, proprio con queste infrastrutture, radiotelescopio di San Basilio, le infrastrutture, i radar disponibili nelle infrastrutture militari, il CRS-4 possa diventare, ne parlavamo prima, un campo dove si monitorano le rotte satellitari, si monitorano la cosiddetta spazzatura spaziale, i detriti spaziali. Credo che la Sardegna avrà ancora un comparto industriale
e che ovviamente nella bilancia commerciale deve essere presente, un giusto mix di come dire, comparti appunto che consentano di superare le difficoltà dell'uno momentanee rispetto all'altro. Tutto il settore legato al mondo dei servizi credo che avrà uno sviluppo. Come dire, guardo con positività al futuro, giocando proprio su queste logiche di unicità che, a mio modo di vedere, la Sardegna ha come carte nel mazzo e che può giocare in proiezione futura.